Penso che abbiamo lacrime piantate come chiodi tra le ciglia. Dignità è un santuario. Ciao, sono Marco Ligabue, il chitarrista del Rio, e sono qua al deposito centrale di Coop a Prato in Toscana. Sono qua perché oggi stiamo girando le riprese del nostro nuovo videoclip della canzone che si chiama 150. 150 è una canzone che non vuole riassumere 150 anni della storia d'Italia, ma vuole fare il punto sull'Italia di oggi, del nostro paese. Del piccolo grande amore, della loro santità. Per noi l'Italia di oggi deve anche essere questa, ovvero questa distesa enorme di pannelli, pensate sono oltre 15.000, che può far capire che esistono anche modi nuovi nell'energia di affrontare o di andare verso il futuro. Bene ragazzi, ci giriamo il lancio secco della camera quando c'è quella partenza là, per cui non si canta, contemplativi come dicevamo prima. E ci hanno preso l'estate, l'estasi è la meraviglia. Adesso potrei dire solo un'ovvietà, ma... Noi ci tenevamo a far vedere questo spazio nel nostro video perché questo significa che anche un'azienda enorme come può essere Coop può essere alimentata grazie a fonti rinnovabili. Noi qui a Rio abbiamo già affrontato diverse volte attraverso le nostre canzoni, attraverso le scelte che abbiamo fatto ad impatto zero, cercando di lanciare dei segnali il più possibile nella direzione dell'ecologia, dell'ambiente, del rispetto della nostra terra. Piacere a tutti non è un mio problema, piacere a tutti è una malattia. Qua su questo tetto pensate che viene prodotta energia che consumano 1185 famiglie in un anno. Pensate un po' anche a prospettive future, come e forse dove dovremmo andare veramente. Questa è solo una delle soluzioni rinnovabili, perché ne esistono tante altre. E mentre tutti fanno tutto a tutti, la statua è caduta da cavallo e nessuno la tira su. Siamo davvero contenti di girare il nostro videoclip qua e dire che secondo noi, 150 anni dopo l'Unità d'Italia, il nostro paese deve ripartire anche da cose di questo genere. Piacere a tutti non è un mio problema, piacere a tutti è una malattia. Con quella luce in faccia butta fuori sulla schiena, siamo venuti rossi nella fotografia. Bravissimi, bellissima, spettacolo, brava Rebecca!